Buonasera a tutti, puntualissimo, è 40. Stasera voglio spaccare proprio il minuto. Perché? Perché praticamente c'è una variazione. Purtroppo sono solo a casa, sono in campagna, quindi non posso avere il mastro perché non ho un altro telefonino per fare la controdiretta col mastro. Quindi con la scusa ne approfitto per rimanere sotto i 25 minuti. Per vedere se è vero che non superando certi megabyte riesco a pubblicare il video su YouTube in HD. Detto questo, ciao Daviduccio, salutemi a papà. Ciao Marco Papi, ciao Alessandro, quindi Luci. Stasera non dico che vado di fretta perché non mi piace fare le cose di fretta, però vorrei restare sotto i 25 minuti. Ciao Ciapo, grande. Spero che in America sia tutto ok. Ragazzi, prodottino che vado a provare questa sera. Vado a provare questo qua, non mi dite perché, ragazzi, c'ho la scimmiazza, lo devo provare. Monarch. Dovevo usare il rasoio del mastro, ma non lo uso perché non c'è lui, ragazzi, se non c'è lui non mi diverto. Ciao Isman, lo facciamo domani sera, dopodomani sera, ci facciamo un'altra direttina. Vado a mettere l'acqua calda. Profumazione molto complessa. Non mi dite perché, ragazzi, avevo la scimmia, l'ho odorato e oggi l'ho sistemato, mi è venuta la scimmia di usare questo prodotto qua. Allora, vediamo se ce la faccio a fare una bigliettina veloce se è vero, perché l'ho letto l'altro giorno nell'impostazione di Facebook, che se non superi un tot di minuti e di megabyte riesci a farla in HD. Quindi sono curioso se è vero sto fatto. Allora, quindi come vi ho detto, non usiamo stasera il rasoietto che ho fatto il post del mastro, perché voglio lui in diretta, ne uso uno dei miei. Ciao Sandro, grande Sandro, ciao Gio, quella Paolo, 25 minuti, una solida. No, io ci provo Paolo, voglio vedere se è vero sto fatto che a 25 minuti riesco a fare un video in HD. Quindi io ci provo, ragazzi, poi se andiamo oltre, va a fanculo, come si dice. Allora, pennellino già messo a mollo, nuovo pennellino che troverete disponibile a breve sul sito, alla Caccamo, manico giallo, Manchurian. Nella ciotola, messa a mollo, l'acqua la metto qua, ecco. Vado a caricare nella ciotola. Molto complesso. Hai un taglio di capelli, riprendimi. No, ragazzi, l'ho tagliato, che sono uscito dalla doccia e sono per come natura crea. Indegni, io ho il capello riccio come a Caparezza, non cresce in lunghezza ma cresce in volume, quindi o me lo fono per essere più umano, se no è così. Volevo ringraziare a tutti i ragazzi che in questo periodo mi stanno dando una mano, Paolo Sciocco, Gio Catania, Antonio Lombardo, che stanno tenendo vivo il gruppo, visto che sanno che io sono momentaneamente incasinato per quanto concerne sito, casini. Quindi, ragazzi, grazie. Perché il tutto non viene, ma viene fatto dal cuore, lo so. Quindi, grazie, grazie. Rocco Contini, un altro che partecipa tantissimo, aiuta le persone nuove nel gruppo, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, grazie del supporto che mi date. Ad Ornetto. Grazie, grazie, grazie. Allora, faccina bagnata. Monarch, saponino regalato dal mio fratello di lama Rocco Contini, che ringrazio. Una profumazione molto complessa, ragazzi. Io l'ho recensito la prima volta quando mi arrivò questo sapone per la prima volta. È molto complessa. Ci sta un liquore dentro che io non sento. La lavanda la sento, ma è nei limiti sopportabili perché, come sapete ormai, io odio la lavanda, quindi non mi piace la lavanda. Ci sento un floreale di sotto e si sente bene, ma è di quei classici saponazzi che sono, ragazzi, super complessi. Quindi abbiamo scaricato il pennello e incominciamo a montare questo sapone. Come sapete, questo qua è un sapone che monta yogurt. Quindi, quelli che piacciono allo zio Caccamo. Ciao, Salvo! Dai, che tra poco ci vediamo. Non vi dico domani, ma dopodomani sono a Palermo. Sì, ragazzi, è la verità. State tenendo vivo il gruppo con dirette. Quel Paolo Sciocco è attivissimo. Grazie, 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 ragazzi. Non riesco a fare tutto. Ciao Filippo,
Quindi vi dico grazie. Grazie, grazie a tutti quelli che stanno contribuendo. Sto incasinato per ora. Io purtroppo sono solo e una cosa posso fare. Ciao Marco! Gran sapone, ragazzi, eh? Se avete modo di prendere questa marca, di trovarla, uno provatelo. Andateci a naso per quanto concerne la profumazione, ma la meccanicità. Ciao Domenico! La meccanicità di questi prodotti sono tanta roba, eh? Mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono. Montano a yogurt, quella profumazione intensa. E mi ricordo che mi ha dato anche un bell'effetto lama. Stasera provo uno dei miei rasoietti preferiti, quindi me la godo. Ho fatto un esperimento con ardesia, olio e ossido di cromo. Fammi sapere. Se risultano, ragazzi, che ben venga. Lo sapete, scienziati qua non ce n'è. Siamo prossimi a provare qualcosa di nuovo e la proviamo tutti. Se funziona, funziona. Se non funziona, è stata un'idea. Ci proviamo. Allora. Alessandro Zito, grande Ale, ma quando ci dobbiamo incontrare? Speriamo che finisce questo periodo, Ale, dai, che ci incontriamo. Anche perché non ti nascondo. Ti voglio venire a trovare, ma te lo dico col cuore, veramente. Che riparti anche con... speriamo, dai, speriamo, 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 ragazzi. Speriamo che la popolazione fanno i bravi. Yogurt, ragazzi. Giuseppe Gravina. Lato grezzo dolce. È andata bene. Dove è Gianni Shark? Ora spunta, ragazzi. Ora spunta però. Quello spunta all'improvviso. Lo sapete com'è il Gianni nazionale. Di che c'è, di che non c'è. Mi sono perso l'inizio. No, non ti sei perso niente. Valerio, scusami se oggi ti ho lasciato in 13. Mi sono arrivate tre telefonate a raffica e non ho potuto più richiamarti. Perché vi rivedo il pomeriggio. Ciao Simone! Cerchiamo tutti di starci vicini, di videochiamate. Ragazzi, siamo attivissimi. Siamo attivissimi. Come vi dico sempre, ragazzi, l'insaponata non la lasciate mai, è importantissima, proprio è la base di una buona riuscita di barba. Perdeteci il tempo, oltretutto è anche piacevole. Io ci sono, pizzetto tutto sistemato, tutto messo ai bordi. La cosa che faccio io, bagno nell'acqua di vegetazione e mi faccio tutte le striature lucide per tenerlo umido. Non è un sapone che secca, questo è un gran sapone, però. Io lo rendo sempre umido. Rasoietto che vado a provare questa sera. Uno dei miei rasoietti, un What the Butcher, col micro bevel, quindi ho rimesso in vuoto dal sottoscritto. E niente, me la godo. Perfilo. E vado. Ciao Edoardo. Giuseppe, come ieri sera sarà? Avete gli screenshot maledetti. Ciao Erika. Vado. Suona, ragazzi. Come mai non sto usando il Libi? Perché c'ho tutti che se ne sono saliti in campagna e sono rimasto senza il doppio telefono. Quindi non posso fare la diretta perché mio figlio non ce l'ho qua. Infatti ho dovuto chiamare al mastro dicendogli: mastro, rinviamo perché lo voglio provare il rasoio quando ci sei tu.
Mi sembra giusto. Quella, Damiano, da Termini Imerese, grande. Adornetto dov'è? Oh, Damiano, preparati che ora, appena che si sbloccano le cose ancora di più, ci incontriamo, eh? Il caffè. Onestamente vorrei organizzare una sbarbacena, sperando che le misure restrittive diminuiscono un poco, se ci riescono a farci mangiare una pizza. Taglia, taglia. Adornetto, dov'è Adornetto? Ragazzi, che gli avete fatto, Paolo? Gli hai fatto qualcosa Adornetto? Perché è strano che Adornetto non entra, eh? Non so se vi siete accorti che già mi sono fatto col rasoio la linea della basetta. Ciao cuginetto Caccamo! Ragazzi, che gli avete fatto a Adornetto? Che non mi spunta Adornetto in diretta? Questo colpa del Paolo Sciocco, sicuro. Andiamo di perfili. Sapone leggendario, ragazzi. Ama come lama. Ciao Daviduccio. Mi stanno lasciando questa sera. Vado di qua. Ciao Vincenzo Baldascino. Ciao Vincenzino. Grande panettiere. Ciao Orlando. Oh raga, Paolo, ma che gli hai fatto a Dornetto? Taglia, taglia. Sto usando un sapone che si chiama Noble Octer. Dovevo usare il rasoio del mastro, ma purtroppo per colpa mia sono senza un telefono a casa e quindi non posso fare la diretta col mastro.
che ho piacere che quando presento sti rasoi, gioielli della sua collezione privata, ci sia lui che ve lo spieghi, ve lo fa e ve lo dice. Proprio c'ho il piacere, anche perché lui si diverte e io sono contento se lui si diverte. Vado di obbligo e ci siamo, ragazzi, eh? Certo, ieri sera praticamente io avevo da affilare il mondo e loro si sono fatti una videochiamata fra di loro fino alle 2:30 di notte, mi pare di aver capito. Pazzi, meno male che non vi ho dato confidenza. Acqua. Ragazzi. Basta mettere un po' di acqua caldissima. Ricordatevi che questi saponi carichi di burri hanno bisogno sempre dell'acqua calda per valorizzarli ancora di su. Peppino, perché li sciolgono ancora di più. Gran sapone, ragazzi, gran sapone. Grazie a Rocco Contini. Onestamente non l'avevo mai considerato questa marca qua, anche perché è difficile reperirli. Tanta roba. Andiamo di obbligo e siamo a posto. No, no, è un Manchurian, non è un Silver Tip. Finalmente un taglio di capello come Cristiani. E insomma, ha fatto il possibile il mio amico, perché i danni erano irreparabili, se no doveva tagliare con la macchinetta. Mi sa che al prossimo taglio sarà un pochettino più umano. Diciamo che mi ero rovinato. Rocco le conosce tutte. Rocco conosce questo mondo benissimo e sa tutte le chicche. Ok, taglio dolcissimo, mi è spuntato qualche red point qua, ne avevo visto un altro, forse qua, ma è dovuta, ragazza, all'alimentazione da animale preistorico. Pelle devastata. Mamma mia, che barba. Allora, come vi dico sempre, abbiamo fatto tutto con l'acqua super bollente, ce ne andiamo con l'acqua fredda, se c'è qualche punto lo ripassiamo e andiamo. Non so a quanto siamo, ma forse ce la facciamo. Vediamo se è vero che lo posso pubblicare in 19 minuti, forse ce la facciamo, ma è una prova così per vedere se è vero. Spettacolo. Appello e obbligo. Già ho dato il top.
Perfetto. Aiutati, ce la faccio ragazzi, ce la faccio. Allora, rasatura perfetta. Vi ripeto, rasoietto lo proveremo quando ci sarà il mastro, colpa mia, mea culpa, per non avere un altro telefono ancora. Quindi rinviata dopodomani sera, con un rasoietto serpentino piccolino del mastro. La barba è andata perfetta, liscio, pelo e obliquo. La perfezione. After che vado a mettere questa sera, si avvicina tantissimo. Stasera sopra di un Bruno, grazie signor Paolo Sciocco. After della Monica, Maiulai, una profumazione floreale, ozonica, che assomiglia tantissimo, o perlomeno si avvicina, tantissimo esagerato, si avvicina molto alla profumazione di questo sapone. Come sapete io ci ho levato 5 ml di prodotto con la siringa e ne ho messo 5 ml di alcol, quello da limoncello, per renderlo alcolico, se no non passava la dogana. Quindi vado di after. Spettacolo. Ciao Fabio. Vediamo se riusciamo. Quasi 22, gatta la mossa, ho quasi finito. Colpo della spazzoletta e vi mollo. Vediamo se è vero sto fatto, che si vede in HD, si vede pure meglio. Ho capito male io, ragazzi, perché io a livello informatico sono una chiavica. Ci siamo. Barbetta fatta, prodotti che abbiamo usato questa sera, ve li dico al volo volando. Nuovo pennellino alla Cacamo che sarà messo questo qua sul sito con questo manico giallo, mi è piaciuto. Questo qua è un Manchurian, potenzialmente è il più costoso di tutti. Io pensavo che costasse di più il Silvertip, invece costa di più il Manchurian. Non so perché. Questo qui che si è comportato benissimo col manico giallo. Rasoietto che ho provato questa sera, il mio Wad Butcher, che adoro, fatto col microfilo, manco si vede il bevel, che taglia in maniera strepitosa, sempre grazie a quello che ho imparato da quel buon uomo del mastro, perché di solito questi rasoi hanno tutti i bevel giganti, questi invece, non so se si vede, c'ha il minimo indispensabile per dire che c'è il bevel. Taglio dolcissimo, detto questo ragazzi vi saluto. Che dirvi? Vediamo se è vero che lo posso caricare in HD. Ci vediamo dopodomani sera per la diretta con il serpentino del mastro. Vi abbraccio, vediamo se riusciamo a fare qualche diretta domani sera. Facciamo una live. Che la dico che la facciamo, poi ci sono 2000 casini e non faccio niente. Con questo vi saluto, vi abbraccio, fate i bravi. Velocissimamente ci siamo sbarbati. La tornetto non c'è. Cercatemi la tornetto. Ciao!